Grazie per essere qui, per noi, per me come sindaco, per la mia amministrazione, per il consiglio. È sempre un grande onore partecipare, un grande piacere e soprattutto è un grande dovere partecipare a degli incontri come questo. Questo forse è uno degli incontri più importanti dell'arco dell'anno. Per questo voglio ringraziare proprio questa sera Mariella Maria in qualità di presidente della Federcasalinghe. Loro non organizzano soltanto questo incontro, ma durante l'arco dell'anno sono presenti per 100.000 altre attività. Ma questo forse è il più importante per il tema, per la dimensione proprio multifattoriale che il tema comporta. È il più importante di questo, Mariella. Ti voglio ringraziare. Io, ecco, il mio il saluto del sindaco, ovviamente, il saluto di un uomo che ha due figlie, ha due figlie femmine, quindi, come dire, questo è un tema che mi appartiene, al quale devo prestare attenzione come padre. Due figlie femmine che hanno l'età di tante altre ragazze che sono state o minacciate o violentate o ammazzate, e quindi anche da questo punto di vista c'è un interesse proprio grande e personale. E poi anche in qualità, come dire, di operatore del settore socio-psichiatrico, io sono pure neuropsichiatra infantile, sono psichiatra, e quindi spero di poter dare un contributo anche da questo punto di vista. Ora io non lo so, non siamo riusciti a coordinarci con Mariella, perché lei tutta la giornata a organizzare, anche prima, io pure, i miei impegni, non riesco a capire, Mariella, se devo fare solo un saluto oppure se posso già anche introdurmi in questo tema. Poi non so se, io sono convinto che sarà previsto pure un dibattito, e quindi poi se volete interagire con noi, con me, se volete fare delle domande, io sono disponibilissimo e ben lieto e ben felice. Niente, mi veniva, pensavo che da tanti anni, da decenni, 15 anni, 20 anni forse, che si fanno, che il paese, le donne hanno preso coscienza di questa mattanza. Ogni tre giorni una donna viene uccisa. La società ne ha preso coscienza, soprattutto le donne, ed è da un numero di anni, da un numeroso numero di anni, circa 20 anni, così, che si fanno percolate, che si fanno incontri, che si fa la denunzia. Eppure 20 anni fa ogni tre giorni una donna veniva uccisa, oggi ogni tre giorni una donna viene uccisa. La violenza non si ferma quel tipo di violenza, non solo sulle donne, ma poi la violenza in generale sta aumentando, perché, lo dico subito, perché molto spesso la violenza viene banalizzata, non si vive più con il senso di colpa, con la tragedia con cui si viveva prima. Si violenta una donna, un gruppo di uomini violenta una donna, si fanno le fotografie, poi si trasferisce nei social, si ride, si commenta. È quasi una forma di banalizzare, così come si banalizza anche molto spesso la violenza, l'omicidio, le botte, le legnate. Si sta cercando di... Non c'è quell'impatto, come dire, emotivo che c'era una volta, e questo perché purtroppo ci stiamo disabituando a vivere le emozioni, a vivere gli affetti, perché c'è stato un avvenimento che ha cambiato sostanzialmente quelle che sono le relazioni fra le persone, e quelle che il presidente Mattarella e il Papa chiamano relazioni sane. Non ci siamo più abituati alle relazioni, perché ormai viviamo quella menzogna, perché è una menzogna, di piazza virtuale attraverso Facebook, dove le relazioni non sono vissute, sono soltanto, come dire, così, d'acchitto. Se c'è
un lutto. Mi piace condoglianze, ma non viene vissuto, quantomeno non viene vissuto come si viveva una volta, il sentimento del dolore, della scomparsa, della perdita, del lutto. Non si prova un'emozione e quindi non si prova poi un affetto e soprattutto non c'è poi la risonanza emotiva, cioè quelle emozioni che si trasferisce da una persona all'altra e che fa vivere il sentimento. Si laurea qualcuno, si sposa qualcuno, mi piace, auguri, ma non si vive la gioia di quel matrimonio o di quella laurea. E quindi a poco a poco la società si sta abituando a non vivere più sentimenti, a non vivere effetti e non avere risonanza, e non avere risonanza emotiva. E questo, come dire, serviva e serve perché la risonanza emotiva ti metteva nel dolore dell'altro, te lo faceva vivere, così come ti faceva vivere anche la gioia dell'altro. Io da qualche anno, adesso mi sono scorreggiato, non lo dico più, ma per esempio di fronte a un lutto, di fronte a una morte, di fronte a un accompagnamento, mentre prima addirittura i greci pagavano il coro per piangere, perché era una perdita, e quindi era una perdita non solo per la famiglia ma diventava una perdita per la comunità viveva quella perdita e c'era il pianto. Oggi invece si fa il funerale, se non si può andare, la cosa più facile è proprio mettere il like e poi l'applauso, che banalizza la morte. La rende superficiale, non la fa vivere come una perdita, come un dolore, la fa vivere come una liberazione. I palloncini, se muore qualche bambino, se qualche bambino viene ucciso, cioè banalizzare tutto, banalizzare i sentimenti, e quindi questi sentimenti che non riescono più a essere vissuti, e quindi il fatto praticamente che i sentimenti non vengono vissuti, il fatto che non vi sia più di pari passo un concetto di responsabilità, è come se nessuno fosse responsabile degli atti che compie, nessuno, perché proprio si banalizza tutto e quindi ognuno di noi non si interroga su quello a cui sta conducendo il nostro atto, non c'è più, prima era una capacità diffusa anche fra i bambini, anche fra gli adolescenti, i bambini sin dall'inizio cominciavano a capire il concetto di responsabilità e quindi dove portava l'azione, perché il bambino lo capiva perché altrimenti i genitori lo disapprovavano, l'adolescente lo capiva perché altrimenti gli amici o gli insegnanti o la comunità lo disapprovava, gli adulti lo capivano perché altrimenti veniva marginalizzato e comunque punito o colpito. Cioè questo tipo di responsabilità che poi portava al senso di colpa, che oggi non c'è più, sfortunatamente nessuno più prova il rammarico, il rimorso, il senso di colpa, perché tutto viene banalizzato, e viene banalizzato perché ogni comportamento viene filtrato da quel benedetto, maledetto social media. E allora sta succedendo questo, una società che sta diventando irresponsabile e anaffettiva e quindi non ha più il concetto del limite, che prima era un concetto fondamentale per la comunità dove tu vivevi, il concetto del limite che veniva determinato da alcune situazioni. Questa cosa, capitano, buonasera, ben arrivato. Il concetto del limite che era parametrato e filtrato da alcuni elementi, cioè quello che io sto facendo è giusto o è sbagliato, è vero o è falso, ma soprattutto è possibile o è impossibile. Ormai nessuno più si interroga su questi concetti, fino a dove io posso arrivare, fino a dove la mia passione può arrivare. E tutto questo, la tragedia vera poi diventa che ogni cosa, quando perdura, determina delle modificazioni proprio corporee, perché il DNA è così, si va modificando rispetto a lezione, si chiama epigenetica. Se la giraffa deve prendere sempre qualcosa dall'alto, gli si allunga il collo prima o dopo, e questo comportamento poi si trasmette. Così pure noi, il nostro cervello, che
di pari passo si era trasformato e da un cervello come dire, primitivo, pieno di violenza, ma perché aveva la necessità migliaia di anni fa che il cervello fosse così, che fosse anche che determinasse comportamenti aggressivi, perché si viveva quella vita e la persona si doveva difendere anche dagli animali, si doveva difendere anche dall'aggressività degli altri, e il cervello era primitivo. Ma poi a poco, grazie all'educazione, grazie alla formazione della comunità, grazie agli studi, grazie alle leggi, grazie alle norme che si andavano rispettando, il cervello si cominciò a modificare. E una parte di quel cervello, che è il neocervello o la neocorteccia, e una parte di questa neocorteccia, che è una zona che noi abbiamo nel frontale, serviva proprio per reprimere quelli che erano istinti di violenza, e ci eravamo riusciti. Adesso questo cervello, qui la tragedia, questo cervello a poco si sta rimpicciolendo, quella parte che va a controllare gli istinti aggressivi, l'azione alla violenza, si sta rimpicciolendo di nuovo, perché non siamo più abituati a controllare quelli che sono i nostri istinti, perché non siamo più abituati a, come dire, a rallentare quello che sono pulsioni che avvengono, e abbiamo tutti quasi la necessità di agire quelle pulsioni, di farle diventare attive. Se io ho bisogno di sperimentare una cosa, se vedo un oggetto, allora me lo devo prendere, ma non solo oltrepassando il concetto se quella cosa mi appartiene o meno, lo devo prendere, e lo devo prendere ora, mentre prima si sapeva fare una differenza: quell'oggetto non è mio e quindi non lo posso prendere, oppure soprattutto si poteva postecipare il bisogno di soddisfare un istinto, io lo prendo quando è possibile. Adesso no, adesso la società si sta abituando a dover soddisfare le proprie pulsioni e a doverle, quelle pulsioni a doverle soddisfare subito, immediatamente. E questo poi conduce a quello che stiamo osservando, quindi mancanza della capacità di saper provare sentimenti, affetti, mancanza di saper rispettare le regole, mancanza del senso di colpa, del rimorso, un pochettino banalizzazione di tutto quello che può essere anche il dolore nostro e soprattutto quello degli altri, sta portando a quello che sta avvenendo, a quello che è sotto i nostri occhi, a una violenza che non viene più controllata. E allora che cosa dovrebbe essere necessario? Una normativa più forte, più pesante, regole più incisive, pene maggiori, sì, possibilmente sì, per esempio l'inasprimento delle pene, potrebbe anche essere il braccialetto, potrebbe anche essere, ma questo non sta bastando, non basta punire una persona con due ergastoli invece di uno, non è sufficiente, non sta bastando. Quello che, ma a parte questo non sono sufficienti, perché uno il braccialetto se lo toglie e sviluppa comunque la violenza, serve, è un presidio in più. Ma quello che serve maggiormente, io signora intanto la saluto, grazie per essere qui, grazie per portare la sua testimonianza, la signora è venuta da Reggio Calabria proprio per testimoniare un fatto personale di violenza che gli è successo, e io sono convinto che i fatti personali raccontati fanno riflettere ancora maggiormente. Ma quello che serve, signora, è che non ci sia più l'idea dell'aggressione, che non ci sia più l'idea della violenza, perché un omicidio non si commette solo quando non si pensa, solo quando non c'è l'idea omicidio, perché se l'idea omicidio avviene, e allora poi diventa possibile. E questo come si può fare? Si può fare con un ritorno veramente all'educazione, a quello che si diceva prima, all'educazione sentimentale, all'educazione dei sentimenti, ma non basta soltanto farla nella scuola. Certo, nella scuola è la cosa principale, perché lì c'è un momento di formazione generalizzata, uguale per tutti, e poi cominciare sin dai primi anni di scolarizzazione è la cosa migliore, perché i bambini
come dire, assorbono di più quello che l'adulto dice, lo introiettano, diventa per i bambini, diventa morale. Ma questo non basta soltanto nella scuola, poi bisogna nuovamente ritornare alle famiglie. Le famiglie sono fondamentali, ogni famiglia dovrebbe su questo investire, perché c'è il rischio in ogni famiglia, e ve ne siete accorti con quello che è successo a Giulia. Io mi sono spaventato, perché quello che è successo a quella ragazza potrebbe succedere alla mia figlia. Ogni famiglia italiana si è spaventata, e le famiglie dovrebbero investire su questo, perché potrebbero avere, investendo su questo, o la vita delle proprie figlie salva, o un ragazzo, un maschio, che si merita l'onta, la tragedia dell'omicidio e quindi poi della galera. Così come deve essere tutta la comunità a farsene carico. Una volta c'era il quartiere che si prendeva carico dell'educazione dei ragazzi. Io quante volte mi ricordo che qualche vicino di casa chiamava mio padre, dicevo: Giovanni, vedi, tu visto da figlio che era lontano dal paese, erano altri ragazzi che erano andati, e mio padre poi voleva spiegazione, io che le dovevo dare. Quindi è una comunità intera, la scuola, le famiglie, le istituzioni, le forze di polizia che controllano il territorio. Tutti dovremmo prenderci carico di ritornare nuovamente a un'idea di affetto e di sentimento in cui al primo posto c'è la relazione sana fra le persone e la comunità. Grazie.